Base. Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a tutti quanti a questo nuovo appuntamento di base. Oggi un appuntamento internazionale, anzi mi allargherei a dire intercontinentale, quindi di questo siamo molto contenti e colgo subito l'occasione per ringraziare i nostri discussion e l'autore di essere qui con noi oggi pomeriggio. Chi sono i protagonisti dell'incontro del pomeriggio, i protagonisti e le protagoniste? Intanto l'autore Alessandro Alfer, ecco che facciamo l'ostensione del volume, no? L'ostensione digitale, che è un libro uscito recentemente per i tipi della editrice bibliografica di Milano. Alessandro è un artista informatico, attualmente responsabile vicario della conservazione al Dipartimento dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le altre graditissime ospiti che introduco subito sono, poi sarà l'ordine di apparizione, Luciana Duranti, mi verrebbe da dire ancora noi, ancora qui, perché ci siamo visti anni fa, e come ho detto per presentare Luciana Duranti, ancora mi verrebbe da dire Luciana Duranti e ya sta, per usare lo spagnolo di Maria Amata, ma in realtà poi, come quasi tutti sanno, Luciana è insegna archivistica a diplomatica e conservazione digitale presso la School of Library, Archival and Information Studies della University of British Columbia a Vancouver. Poi abbiamo con noi Prisca Giordani, che è invece responsabile della sezione Governance and Preservation del Fondo Monetario Internazionale. I dettagli poi delle mie rapide presentazioni comunque scorrono nel sottopancia. E infine Maria Amata Caravaca, che è archivista responsabile dell'archivio del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali. Quindi grazie ancora a tutti quanti. Mi limito a pochissime parole perché noi abbiamo già avuto un incontro di test ieri pomeriggio, li ho dovuti fermare perché con la cena, e quindi hanno spoilerato molto. Io so già molto, ma credo che da quello che ho sentito sarà un bel ascoltare per tutti quanti. Ma direi che l'usanza, diciamo così, di base è quella di utilizzare il post, il libro, come pretesto per un post, per una discussione appunto sui temi che il libro nelle sue linee essenziali affronta. Quindi parleremo senz'altro del libro, ma parleremo delle molte sfaccettature che da questo libro, insomma, si possono cogliere. Direi che ci si muove sul filo anche di una tradizione, no? Anzi, forse anche di più tradizioni, come immagino sentiremo, tradizioni documentarie e giuridiche. Si affronta questo pomeriggio un tema per alcuni versi prospettico, ma io credo assolutamente, sicuramente centrale, già da ora, non solo in prospettiva. E credo, questo lo dicevamo anche appunto lunedì scorso, che ci confrontiamo anche con il bisogno che discipline coinvolte in quelle che chiamiamo le fenomenologie documentarie hanno di fissare, di concettualizzare o riconcettualizzare, no, molti aspetti per fissare di nuovo una teoria che sappia in qualche modo orientare la prassi, una prassi che poi si applica a fenomenologie che insomma sono in trasformazione ma non necessariamente, secondo me, in rivoluzione. Sullo sfondo mi sembra ci stia la grande concretezza, no, del digitale, la concretezza fisica di questo digitale, compreso il suo impatto, che è tutt'altro che neutro, sulla nostra dimensione reale, fisica, quotidiana. Mi viene a pensare solo appunto all'impatto energetico, no, di tanti processi che noi a volte, non noi magari, ma che a volte si danno per scontati, no, come virtuali, quasi magici. Quindi su questa percezione delle conseguenze del digitale, generalizzo, il discorso si aprirebbe, almeno nel caso italiano, ad altre valutazioni che sono
dire, più di ordine politico con tutto quello che ne consegue. Ma non voglio addentrarmi in questi temi e anzi preferisco lasciare subito la parola ad Alessandro per la sua introduzione, per il suo lancio come del post. A te, Alessandro. Grazie mille Federico, e un saluto e un ringraziamento agli organizzatori, alle tre discussion di oggi e naturalmente anche a tutti quelli che sono collegati con noi. Io farò una breve introduzione, però non mi dilungherò sui contenuti del libro perché mi interessava in questi 10 minuti. Così, raccontarvi un po' quello che probabilmente rimane sotto traccia nel libro stesso e che però può aiutare un po' a capire l'impostazione del volume e anche il perché dei suoi pieni e dei suoi vuoti. Vi volevo un po' raccontare perché ho voluto scrivere il libro. Il libro ha un'impostazione indubbiamente teorica, vuole offrire un po' una sorta di panoramica a volo d'uccello su che cos'è oggi il documento e su che cos'è oggi il processo del documentare. Quindi non è, diciamo, un manuale operativo per addetti ai lavori, anche se ve ne sarebbe probabilmente un gran bisogno. E nonostante questa sua natura fortemente teorica, il libro si origina però da una mia esigenza molto pratica, da una mia esigenza lavorativa forte. Dal bisogno di dare, diciamo, delle risposte, convincenti alle persone che con me lavorano insieme ogni giorno. Io da 4 anni, sono approdato al Ministero dell'Economia e delle Finanze come archivista e all'interno del Ministero lavoro in una struttura che per molti versi è meravigliosa perché è un gruppo di lavoro formato da ingegneri informatici. Io sono l'unico archivista e questi ingegneri informatici sono incaricati di progettare, sviluppare, realizzare e poi mantenere una numerosa serie di applicativi che poi vengono usati dalle varie strutture del Ministero. All'interno di questi applicativi, abbiamo quelle che io chiamerei delle filiere di oggetti digitali, che tra di loro sono molto variegate, perché abbiamo indubbiamente oggetti digitali che sono, diciamo, dei dati, ma molto più spesso sono flussi e aggregazioni di dati più o meno complessi. Abbiamo poi dei documenti digitali che si approssimano un po' a quelli che sono i documenti tradizionali a cui noi siamo abituati, ma vi sono anche documenti digitali che si allontanano molto da quella che è la nostra visione normale sul documento. E queste filiere di oggetti digitali si intrecciano tra di loro e in alcuni casi anche si sovrappongono più o meno parzialmente. Quindi quando io nel 2017 sono arrivato in questo gruppo di lavoro, mi sono trovato dinanzi a uno scenario popolato da oggetti digitali che per me allora erano più o meno sconosciuti e anche più o meno spiazzanti. E questi ingegneri informatici hanno approfittato, per fortuna, della mia presenza per pormi delle domande che probabilmente erano lì che aspettavano da tempo una risposta, ma sono state domande, allora e ancora oggi, devo dire, sono spesso domande difficili e in alcuni casi sono anche domande piuttosto, come dire, scomode. Domande di vario genere, ma del tipo: questi oggetti digitali li dobbiamo considerare documenti? E in particolare, li dobbiamo considerare dei documenti originali o in copia? Negli applicativi, che cosa possiamo cancellare e che cosa dobbiamo invece mantenere o addirittura conservare? Che cosa dobbiamo tracciare di questi oggetti digitali che consideriamo documenti lungo il ciclo di vita degli stessi? E poi l'altra domanda che era, come dire, abbastanza insistente, di che cosa devo dotare questi oggetti digitali perché possano essere considerati dei documenti? Perché allora, ma anche adesso, devo dire,
c'è un po' una tendenza ad appesantire questi documenti digitali di tutto l'armamentario tecnologico possibile. Firme digitali, marche temporali, oggi anche sigilli elettronici, glifi. Perché in qualche modo, nel momento in cui si sfumava la visione sul documento, si sfumava anche l'idea sulle loro funzioni, c'era in qualche modo la preoccupazione di, come dire, rivestire questo documento digitale di tutte le risorse tecnologiche possibili in base a una sorta di principio del non si sa mai. E su tutte queste domande ce n'era una principe, perché poi quando discutavamo, senza arrivare magari a una soluzione convincente e condivisa, c'era sempre qualcuno di questi ingegneri informatici che mi diceva: vabbè, però su questo la norma che cosa dice? Ed era una domanda molto di buon senso, che però dimenticava o ignorava il fatto che la legge italiana, soprattutto la legge italiana sul documento digitale, è una legge ambigua, che quindi fornisce delle risposte operative solo a chi vuole e a chi sa interpretarla in una maniera ragionevole e soprattutto sostenibile. Quindi io ho sentito la necessità di iniziare a dare delle risposte che fossero per l'appunto più convincenti, e quindi ho capito che dovevo andare al fondo della questione. E per me andare al fondo della questione ha voluto dire provare a lasciare da parte le caratterizzazioni digitali, le caratterizzazioni cartacee del documento, e cercare di recuperare per me quello che era il senso profondo del documento, il senso profondo delle sue funzioni e il senso profondo della sua struttura. Ho inizialmente cercato di recuperare queste risposte dalla teoria archivistica italiana, perché quello è la mia disciplina, diciamo, madre d'origine, e però devo dire la verità che vi ho trovato ben poche risposte, se facciamo eccezione per le indicazioni e anche gli stimoli di alcuni scritti di Mariella Guercio. A quel punto ho cercato altrove, e lo sguardo fortunatamente è caduto sul progetto Interpares, di cui Luciana Duranti è l'assoluta artefice e guida. Interpares ha prodotto tantissimi risultati, però per me i risultati anche plasticamente più efficaci sono state le ontologie sul documento, perché in quelle ontologie io ho trovato delle mappe che mi hanno permesso di riorientarmi ed incominciare a riformulare le risposte che davo ai colleghi. Per chi di voi si è interessato ai risultati di Interpares, sapete che il progetto nasce da una sorta di fusione archivistica e diplomatica, e quindi da Interpares io poi sono, approdato alla diplomatica. E su questo mi è stato di grande stimolo l'aiuto e la guida di Francesca Santoni, che poi ha scritto anche la prefazione del libro, e tramite Francesca Santoni sono poi arrivato a Giovanna Nicolai, che è stata una diplomatista che ha insegnato alla Sapienza. Giovanna Nicolai non ha mai studiato il documento digitale, è rimasta sulla soglia di quel mondo anche per una questione generazionale, però Giovanna Nicolai, al di là per l'appunto delle caratterizzazioni del cartaceo o del digitale, nel suo pensiero ha individuato dei concetti che individuavano il senso profondo del documento, delle funzioni e della struttura. Quindi nel suo pensiero io poi ho ritrovato una seconda mappa in aggiunta a quella di Interpares, e poi alla fine, in qualche modo ho provato a creare una mia mappa a partire da quelle mappe. E quindi, il libro si colloca alla fine di questo percorso, risente delle tappe di questo percorso anche un po', non sempre lineare, in cui ho cercato sostanzialmente di
sistematizzare una mappa per dare a me delle risposte, per darle ai colleghi e anche sperando che magari fossero delle risposte per altri colleghi che magari si ponevano le stesse domande e a partire da quelle poi poter riformulare un'altra volta delle domande che fossero sempre più soddisfacenti. Bene, Alessandro, grazie della tua sintetica e puntuale presentazione. Intanto uno spunto di riflessione di ordine generale. Tu dici giustamente che hai trovato poche risposte, no, dentro alla tradizione disciplinare, alla ricerca italiana su questi temi. Credo che le risposte sono poche perché poche sono state le domande che ci siamo posti e credo che su questo gravi anche quella che Leopoldo Santi mi sembra definiva l'ipoteca medievista, no? Cioè un approccio molto orientato, giusto o sbagliato, non sta a noi dirlo, alla dimensione culturale, figlio anche di una collocazione tradizionale molto, molto connotata. Però non è un caso, mi sembra, che proprio in questi ultimi mesi, se non anni, no, stiamo rilanciando, perché stanno uscendo libri di una nuova generazione di studiosi, ci sei tu per fare un esempio, Paola Ciandrini anche, al quale è affidato un po' il compito di cominciare a dare delle risposte, io credo. Quindi a me fa molto piacere poi, insomma, vedere nascere questi libri con un certo taglio. Mi è piaciuta molto anche questa tua idea, questo tuo compito, no, di dover offrire delle soluzioni in qualche modo, perché ci conforta in direzione di una percezione tangibile di un ruolo, no? Che forse noi per primi, a volte, almeno alcuni di noi, tendiamo un po' a sottovalutare, non siamo abbastanza incisivi, no? Forse l'artista è stato talvolta, non i presenti naturalmente, un po' remissivo, invece le nostre competenze, a patto che naturalmente siamo sufficientemente umili e intelligenti da declinarle nella concretezza, le nostre competenze sono importanti e tu ce l'hai detto. Beh, il principio del non si sa mai anche mi sembra prezioso, mi sembra che richiami anche appunto di nuovo al ruolo, no, di competenze specifiche che servono a limitare, insomma, no, questa vaghezza un po' tremebonda della paura del futuro conservativo. A questo punto però siamo curiosi di sentire Luciana Duranti e le sue impressioni in merito. La parola a te, Luciana. Grazie. Buonasera a tutti. Vorrei fare una premessa prima di cominciare con i miei commenti. Vorrei presentare la prospettiva da cui ho letto il libro, per cui che giustifica i miei commenti. Quindi vorrei cominciare col dire che io sono convinta che la diplomatica sia una scienza, che è composta di una teoria che studia la natura del documento, una metodologia che guida i processi di analisi critica del documento, una pratica che identifica e disegna forme documentarie e sistemi documentari reali, una storia che traccia le caratteristiche del documento e del documentare nei secoli e nei vari contesti, e un corpus di ricerca, scholarship, che studia la teoria, i metodi, le pratiche, le loro variazioni nel tempo e nei vari contesti. Nel master di archivistica della mia università noi insegniamo la diplomatica in almeno 4 corsi, cioè in records management, la gestione dei documenti correnti, in la diplomatica archivistica, archival diplomatics, la storia della documentazione e dei sistemi documentari, la conservazione digitale e digital forensics, ma anche nella selezione scarto, quando dobbiamo discutere del valore intrinseco dei documenti, e anche nel corso di legge, quando parliamo di contract law, privacy, copyright, freedom of information. Nella mia ricerca ho usato la diplomatica come il theoretical framework, la teoria fondamentale, per disegnare i sistemi digitali per i documenti correnti,
quando abbiamo disegnato lo standard, che adesso è lo standard federale americano del Dipartimento della Difesa, l'abbiamo usata come la base per lo standard canadese sui documenti come prova legale, l'ho usato come la base del capitolo che ho scritto sul libro degli avvocati del Commonwealth sull'autenticazione. E io non so niente di, voglio dire, so come lo può leggere una qualunque persona che non è educata in legge. Quindi la diplomatica è un corpo di conoscenze che per me è universale e quindi si basa su un concetto di documento che anch'esso è universale. I miei studenti vengono da tutto il mondo, ho avuto fino a 11 nazionalità in una classe di 30 persone. Il che significa che quello che io insegno deve essere valido in tutto il mondo, quindi in ogni cultura giuridica. Allora, se io chiamo cultura giuridica non solo il diritto, ma ogni regola, costume, uso, tradizione, gruppo sociale considera vincolante e parte della propria identità culturale, allora ecco che posso allargare il concetto di documento. Io penso che i sistemi di documentazione e di conservazione digitale oggi siano globali, sono basati su standard internazionali. Interpares, che è stato menzionato prima, ha coinvolto 500 ricercatori in 42 paesi in tutti i continenti. Quindi c'è molto di condiviso tra i modi di documentare delle culture, ma non è una cosa nuova del digitale, è sempre stato così, perché per esempio i documenti del 1300 dei monaci buddisti in Corea, che abbiamo studiato con gli studenti coreani, sono straordinariamente simili agli elementi intrinseci e il modo in cui si presentano di quelli che sono stati creati sul territorio del Sacro Romano Impero dello stesso periodo. Quindi questa universalizzazione e astrazione di concetti non è necessariamente in conflitto con lo storicismo, perché anche i concetti astratti hanno una storia e si sviluppano nel tempo. Quindi questo spiega perché ho un commento, trovo molto limitato il concetto di documento usato come fondamento di questo libro. È il concetto di documento che dice che un documento è qualunque scritto di natura giuridica formato per funzioni e fini giuridici, redatto in forma idonea ad adempiere alle funzioni previste. Vabbè, questo va bene se ampliamo il concetto di sistema giuridico e includiamo, come ho detto, gli usi, i costumi, le tradizioni e le pratiche considerate vincolanti. Altrimenti questa definizione di documento è ancora più limitata del concetto di documento archivistico. Nel contesto globale a cui io mi riferisco, il documento è informazione affissa a un supporto. Naturalmente questo implica la presenza di dati, di un intento di comunicazione, di una forma fissa e di un contenuto stabile. Ma il documento archivistico è una specie di questo, è un tipo particolare di questo documento, cioè è un documento prodotto e ricevuto nel corso della sua attività da una persona naturale o giuridica e mantenuto per ulteriore azione o riferimento. Allora, questo mi sta bene come definizione, ma la definizione usata da Alessandro è ancora più ristretta perché è identica alla definizione di business record che è usata nel common law system. Nel common law system, nel sistema di legge comune, il documento non è ammissibile come prova perché è considerato sentito dire. Quindi non c'è contraddittorio, grazie Federico per avermi fornito la parola, non si può controinterrogare il documento. Allora c'è un'eccezione che considera i business records avere valore per sé, parlano per sé, ok? I business records sono definiti come documenti archivistici, quindi sono una specie di documento archivistico prodotti per gli scopi dell'attività a cui partecipano, quindi non solo nel corso di attività, ma per gli scopi di quell'attività, dalla persona responsabile per quel tipo di documenti ad una data vicina all'atto o al fatto a cui si riferiscono.
Questo è uno dei concetti che mi è sembrato limitato. L'altro concetto che mi è sembrato limitato è quello dei fattori che determinano la forma del documento. C'è una bella lista, sono fattori giuridici, istituzionali, culturali, sociali, benissimo. E quelli tecnologici? Cioè la tecnologia crea forme documentarie nuove e normalizza forme documentarie già esistenti. Per esempio, tra le forme documentarie nuove, l'email, i web records, gli SMS, i social media records, tra le forme tipizzate e normalizzate, il registro digitale, il registro di protocollo, il libro mastro digitale. E poi c'è anche il fatto, credo che sia importante notare, anche dal punto di vista della cultura giuridica, che il documento digitale non ha solo la forma che vediamo sullo schermo, ma ha anche una forma che esiste nel sistema e anche che va diviso tra il documento statico, e questo libro sembra trattare solo con i documenti statici, quelli che si possono solo aprire, chiudere e navigare, e i documenti interattivi, quindi quelli che hanno un contenuto fisso immagazzinato nel sistema e regole fisse per mostrarlo, ma bisogna fare la stessa domanda per avere la stessa risposta. E questo mi conduce anche alle funzioni del documento. Le funzioni identificate sono quelle ad lo dico in inglese, substantiam e probazione, ma anche trascrizione, informazione, regolarità, eccetera. Mi sembra che qui ci si sta muovendo un pochino troppo verso la diplomatica speciale, mentre allo stesso tempo mi sembra che ci siano delle funzioni generali che non sono prese in considerazione. Per esempio, anche con i documenti tradizionali, non digitali, le funzioni istruttive. Lo spartito di musica non è la musica, sono istruzioni per suonare. Il copione non è il play, la commedia, sono istruzioni per recitarla e così via. Ma anche funzioni di supporto. Il Geographic Information System, che è un sistema comunissimo su cui si basano tutte le decisioni, da noi perfino le decisioni su che cosa costruire, dove, i permessi sono dati sulla base del Geographic Information System. Nella vita, nella cultura precedente, le mappe. Se non sono le mappe catastali, ma sono le mappe normali che ci aiutano a decidere cose, anche questi sono documenti di supporto. E poi nell'ambito digitale ci sono i documenti abilitanti, e forse a questo si riferiscono i colleghi di Alessandro quando dicono: è questo un documento? No, il workflow. Il workflow nel nostro contesto è un business record, è un documento, quello che governa la procedura nell'ambito digitale. I software patches che permettono al computer di interagire con l'esterno, il software che interpreta, o quando andate al bancomat, le transazioni che avvengono dietro le quinte, i documenti che vengono creati che sono evidenza di quando abbiamo avuto accesso, quanti soldi abbiamo preso, ma anche all'interno quelli che non vediamo, quelli immagazzinati, lo storage record che controlla il nostro bilancio, che cambia il bilancio di quello che abbiamo e così via. E poi naturalmente i databases. Ci sarebbe una grande discussione da fare sui database. Quando è che un database è un record? Quando è che contiene record? Quando è che non è record per niente? Nell'insieme, eccetera. Quindi questi sono gli appunti specifici che ho fatto. Poi ci sono alcuni commenti generali. Mi è piaciuta tanto la prefazione della professoressa Santoni. Mi è piaciuto che abbia obiettato alla diplomatica come disciplina precettiva e che invece la consideri critico-interpretativa. Devo puntualizzare che nel suo uso nell'ambiente del Commonwealth rispetto alla genuinità dei documenti la usiamo in modo concettuale, non tecnico. Rispetto alla progettazione dei sistemi documentari
la usiamo in modo progettuale per disegnare i sistemi. Ha anche apprezzato che abbia capito la difficoltà di tradurre i termini diplomatici dal latino all'italiano, all'inglese e poi indietro all'italiano e altre 26 lingue. E poi naturalmente le conclusioni sul blockchain. Per quanto riguarda il libro in generale, condivido l'idea della diplomatica come studio sulle condizioni di formazione e genesi della documentazione in contesti diversi, ma uno studio che guarda al passato in funzione del futuro, come il Giano Bifronte, è retrospettivo e prospettico. Condivido la prospettiva sistemica della diplomatica perché apre all'idea della diplomatica come scienza del documento. L'intera discussione della diplomatica, capitolo 1, inclusa la Literature Review, è masterful, non la so la parola italiana per masterful. È un capolavoro, ma insomma intanto dire questo. Il capitolo sulla firma digitale è un incubo, mi ha completamente convinto che non devo più tornare in Italia, certamente non lavorare. Mi piace l'uso del principio dell'equivalenza funzionale nella discussione della firma digitale. La dicotomia tra l'amministrazione pubblica e l'ambito privato in Nord America, perché tutte le corporazioni, le organizzazioni private hanno esattamente le stesse procedure come quelle pubbliche e la presunzione di autenticità per l'atto pubblico non esiste più in Nord America. E a questo proposito concludo invitandovi tutti a guardare il 16 di aprile alle 7 di sera, vi manderò il link, il documentario sul dovere di documentare, che è una legge che è appena uscita in Canada, perché l'amministrazione non documentava più. Quindi questa affidabilità dell'atto pubblico non esisteva più. Grazie. Bene. Direi che c'è un passaggio chiave, Luciana, nel tuo intervento e sta verso la fine. Non devo tornare in Italia. Perché? Perché secondo me questo suo punto di vista, anche condivisibile e comunque rispettabile, è un po' anche la chiave di interpretazione. Poi sentiamo anche naturalmente subito Alessandro che ne pensa delle tue osservazioni, no? Cioè mi sembra che il tuo intervento, il tuo punto di vista sul libro sia una proiezione in senso universale, no? Sei partita appunto da questi corpi di conoscenza universali. Credo che qui noi dobbiamo fare i conti anche con un contesto specifico che forse è quello, no, da cui non voglio assolutamente difendere Alessandro, ci mancherebbe altro, ma cercare di capire, no, perché le tue considerazioni ci hanno appunto aperto appunto una proiezione, no, molto, molto ampia. Dentro a questa proiezione molto ampia una porzione forse è quella dell'esempio che tu facevi della firma digitale, di tutte le conseguenze, quella della disgraziata situazione giuridico-documentaria, no? E in cui noi ci troviamo a sguazzare in un proliferare, come dire, quasi incontrollabile di normative che normano la normativa e di standard che standardizzano la standardizzazione. Quindi credo proprio che, no, ci sia il doppio punto di vista, uno universale e un altro, sembra a me, più calato in un contesto specifico, con tutte le conseguenze che poi, no, ci portiamo dietro, perché indubbiamente poi, di nuovo una volta di più, i documenti e gli archivi sono proprio specchio, se non sostegno, delle realtà dentro ai quali si mette. Beh, io la considero questa la diplomatica speciale, questo è quel che cerco di dire. No. Ok, questo è molto chiaro. Direi, tanto siamo tra amici, Alessandro, hai 2-3 minuti, perché c'era intanto una domanda sul termine filiere di oggetti digitali invece di serie. E poi se vuoi insomma prendere qualche spunto dalle osservazioni di Luciana molto sinteticamente. Sì, allora rispondo alla ho un brutto ritorno, non so se mi sentite bene? Adesso sì.
Ok, grazie. Allora, beh, intanto la domanda della persona, no, ho usato filiere con un senso generico, nel senso che all'interno di questi applicativi non c'è una struttura archivistica in senso proprio. Filiere stava per tipologie diverse di oggetti documentali, quindi l'ho usato in termini assolutamente generici. Volevo solo fare un commento alle osservazioni di Luciana. È vero che io ho usato un concetto di documento che è molto ristretto, ma l'ho fatto, diciamo, con la volontà di controbilanciare una tendenza, nel senso che io ho avuto l'impressione che l'archivistica italiana, gli archivisti italiani in realtà, che molto si sono interessati alla documentazione come fonte storica e molto meno, salvo negli ultimi anni, alla documentazione come archivio corrente, abbiano sempre tralasciato la componente giuridica del documento. Quindi io ho voluto rimarcare fortemente quella parte perché volevo un po' controbilanciare i pesi e le tendenze. E poi l'altro punto che volevo un po', diciamo, sul quale volevo andare oltre lo stereotipo, che non è soltanto lo stereotipo di alcuni archivisti italiani, ma è anche lo stereotipo un po' della società, dei cittadini, è quella per cui il documento, anche digitale, abbia solo e prevalentemente una funzione di prova. In realtà il documento digitale, come il documento, ha una pluralità di funzioni giuridiche e io ho l'impressione che queste funzioni giuridiche si vanno ampliando perché, in qualche modo, sul documento il legislatore, quantomeno in Italia, va ponendo sempre più funzioni. E questo, ad esempio, è molto evidente nell'ambito dell'amministrazione pubblica. Anche noi fortunatamente abbiamo da un po' una legge sulla trasparenza, per cui i documenti sono chiamati anche ad essere strumento di accountability rispetto all'operare dei pubblici poteri. Quindi ho fatto questa operazione chirurgica concentrandomi sul documento in senso giuridico, perché secondo me era quello che un po' mancava nella tradizione archivistica degli ultimi anni. Bene, Alessandro, proseguiamo. Mi permetto anch'io, prima di lanciare Prisca, ve l'avevo detto che andiamo un po' così in maniera artigianale, non sono quelle belle iniziative scansionate nei tempi e nei modi, quindi poi non dire che non te l'avevo detto. Una nota minima su filiera, serie. Credo che, insomma, è vero che i nomi e le parole sono importanti, però in qualche modo, insomma, dobbiamo anche abituarci a una certa elasticità. Poi, insomma, sarebbe un discorso molto lungo, non va benissimo serie naturalmente, ma anche su questo nostro linguaggio, no, sul battezzare i nodi delle strutture, io, insomma, ho sempre avuto qualche dubbio sulla sotto serie o su di vabbè, questo, insomma, non, come si dice, non quali l'iperfondo, il superfondo, no? Queste creature mostruose, però questo non qualifica ai fini del nostro ragionamento, e quindi adesso invece lascio la parola a Prisca Giordani per le sue considerazioni. Grazie Federico, grazie a tutti quanti. Intanto direi che dopo questa disamina puntuale del testo da parte di Luciana sono felicissima delle mie considerazioni, che sono invece estremamente personali, e ci tengo anche a partire da un piccolo aneddoto proprio personale, perché voi mi invitate oggi qua a 23 anni dalla mia laurea in storia moderna e contemporanea, che segnava la mia decisione di iscrivermi alla Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari della Sapienza, perché ai tempi collaboravo con un docente dell'Università La Sapienza come assistente pro bono, ovviamente, e quindi avevo deciso che se da grande avrei dovuto fare la storica, volevo imparare meglio come gli archivi funzionassero. Non sono più ritornata indietro alla storia, perché ovviamente mi sono appassionata del mondo degli archivi e devo dire forse più del mondo del records management che degli archivi, ed è il motivo per il quale poi sono volata via velocemente a studiare in Canada e quindi
diciamo, un po' abbandonato e, come si dice, come si diceva prima con Luciana, non so se sarai in grado di ritornare oggi dopo aver letto la parte relativa alle firme digitali. Detto, devo dire che del testo io farò appunto un'analisi un pochino personale e personalizzata, perché ci sono diversi spunti che stavo già in qualche modo riflettendo individualmente, e la lettura di questo testo mi ha ovviamente ulteriormente motivato a riflettere. Credo che la parte, diciamo, che più ne abbia parlato sia indubbiamente la parte delle norme ISO relative alle standard di records management. E cito Alessandro, l'ho dovuto prendere appunti perché, come sai, ho dovuto leggere il libro in versione non cartacea. E in particolare mi riferisco alla parte in cui dici che lo scenario digitale manifesta scarsa indulgenza per le soluzioni improvvisate e la necessità di immergere i sistemi di gestione documentale in una precisa dimensione di predicibilità e modellazione. Questo per me diciamo è cassa di risonanza rispetto a quelle che sono le mie attuali responsabilità, ma negli ultimi anni i tipi di lavori che ho svolto in varie diverse organizzazioni internazionali, perché effettivamente io ho sempre avuto questo doppio cappello di records manager e archivista, e ovviamente ben presto mi sono resa conto della necessità di dover anticipare temporalmente il mio intervento professionale per poter poi arrivare ad avere un archivio eventualmente. E quindi appunto per me è stato molto interessante leggere nel tuo testo la necessità, l'importanza del records manager e della sua vitale partecipazione alle attività di costruzione dei sistemi per la cattura, la conservazione, la gestione ed eventualmente la conservazione a lungo periodo dei documenti di un'organizzazione. Questo si scontra e sì e no, ma insomma comunque si intreccia con riflessioni personali di momenti di forte euforia sul fantastico mestiere che tutti noi svolgiamo, ovviamente pareggiati da momenti di profondo sconforto sulla incapacità di essere compresi e sulla difficoltà di poter effettivamente in maniera significativa contribuire nelle organizzazioni nelle quali uno lavora, potendo effettivamente dire sto facendo qualcosa di utile, perché come si parlava prima con anche Federico, credo che la componente di l'importanza della gestione documentale per la democrazia, per la trasparenza amministrativa, eccetera, credo sia un pochino più nelle nostre corde, forse alla base della decisione di fare il mestiere che facciamo. Si parlava appunto di organizzazioni nazionali. Io ho avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni per diverse organizzazioni internazionali e devo dire la verità che non so quanto il fatto di non avere alle spalle una dimensione nazionale, quindi normativa, magari intrappolata, complessa, di lezioni, di lettura delle norme, però a volte diciamo dà un inquadramento, come dire, istituzionale e giuridico che chiarifica quali siano le funzioni e quali siano quindi le attese nei confronti dei sistemi di gestione documentale, siano essi cartacei o digitali. Noi invece nelle organizzazioni internazionali e in molte delle organizzazioni nelle quali io ho lavorato negli ultimi anni, questo quadro normativo non sempre è così chiaro e paradossalmente finisce in qualche modo per ledere e certe volte essere, come dire, controproducente per la necessaria rivendicazione del ruolo di records manager e archivista all'interno della progettualità e della progettazione di sistemi che devono catturare il business record. Quindi da questo sono passata per ennesimo volo pindarico nelle mie vicissitudini personali a riflettere sulle varie su come i diversi setting proprio a livello di organigramma possano essere più o meno conducenti, diciamo, ad una buona esplicitazione delle funzioni documentali o meno. Ho avuto la fortuna di lavorare in ambienti dove la funzione di records management era una funzione estremamente vicina al decision making, e questo faceva sì che ovviamente la funzione fosse riconosciuta e gli fossero quindi date le possibilità di
erogare policy, non mi viene policy in italiano, l'ho anche cercato di trovare due minuti fa, aiutatemi con policy in italiano, comunque procedure, linee guida, politiche. Ok, politiche di gestione documentale corredate con poi appunto i processi, le procedure, i manuali e quello che ci si aspetta dall'utente finale. Al contrario, mi è capitato anche di lavorare in organizzazioni dove la funzione fosse relegata in maniera un pochino più subordinata all'ICT. E mi collego un pochino con quello che dicevi prima, perché evidentemente tu sei in una situazione di positiva collaborazione con l'ICT, ma questa collaborazione non è sempre poi così positiva. E in particolar modo, a mio avviso, nell'ultimo anno e con l'esplosione del Covid e la necessità delle organizzazioni di rendersi più supportive per gli utenti finali nel lavoro da casa, si sono create tutta una serie di trasformazioni, di modernizzazioni che in realtà se non tradotte, spesso non sono state tradotte da un analogo, da un'analoga attenzione alle questioni documentali che si andavano in qualche modo a mettere a repentaglio, hanno fondamentalmente sì supportato il business, nel senso che gli abbiamo dato sistemi di collaborazione, Webex, Teams, chi ne ha più ne metta, ma in realtà questi cambiamenti costanti dei processi di lavoro hanno anche in qualche modo trasformato e modernizzato, ma lasciando sempre più ampia discrezionalità all'utente finale nella loro responsabilità di documentare o di non documentare i documenti digitali che sono il risultato delle loro operazioni, diciamo del loro naturale espletamento delle loro funzioni all'interno del. E da qui il mio pessimismo cosmico, che poi non è pessimismo per chi mi conosce, io continuo a rialzarmi e continuo a rivendicare l'importanza del nostro settore, però la difficoltà è effettivamente che in questo momento mi sento di testimoniare di trovarmi come records manager a dover, come dire, inseguire e a dover in qualche modo cercare di mitigare i danni di un'innovazione tecnologica che poteva essere pensata diversamente se solo avesse integrato un minimo delle nostre competenze e delle nostre conoscenze, con ovviamente un immenso collateral damage, che è ovviamente il rischio di perdere documentazione che dovrebbe essere al contrario conservata, non solo in quanto record necessario oggi all'organizzazione, ma un domani come futura memoria delle attività dell'organizzazione. L'ultimo pensiero che volevo dire e condividere con voi, che appunto è sempre stato scaturito da questa lettura, grazie Alessandro, è che appunto io mi ritrovo attualmente in un terribile dilemma, quasi etico se volete. Avendo avuto illustri professori, Mariella Guercio, Luciana Duranti, che mi hanno dato, diciamo, delle solite basi sulle quali poter lavorare, avrei ovviamente sempre il desiderio e la voglia di avere il miglior sistema di gestione. Di fatto mi trovo in organizzazioni dove il quantitativo di progetti e di sistemi informatici che vengono avviati per sostenere le attività dell'organizzazione sono talmente tanti e fondamentalmente la maggior parte di questi non nascono come sistemi di gestione documentale, ma sono dei sistemi che per forza di cose dovranno catturare record che dovranno essere conservati. Recentemente facevo una conversazione proprio su questi temi con un consulente che ha lavorato per tanti anni in Australia, Adrian Cunningham, e alla fine ci siamo ritrovati su un compromesso. Probabilmente la perfezione non riusciremo ad ottenerla in queste organizzazioni, anche perché non in tutte le organizzazioni internazionali c'è la volontà e la comprensione della necessità di avere requisiti funzionali che gestiscano i documenti indipendentemente dal fatto che i documenti vengano creati in records management system o in business systems. E quindi fondamentalmente l'unica maniera per continuare a lavorare in queste organizzazioni rendendosi utili e sentendosi utili e forse essendo effettivamente utili è quello di bilanciare e fare un risk management assessment su quelli che sono i sistemi nei quali non ci possiamo permettere
di perdere la documentazione e quelli in cui per forza di cose, per necessità, dovremmo diciamo sostenere questo rischio. Non è sicuramente quello che pensavo di fare da grande, ma la realtà nella quale lavorativamente mi trovo. E pensavo che fosse diciamo una testimonianza utile per gli studenti che sono collegati, perché questi momenti di sgomento professionale arrivano, sono ricorsivi, però c'è anche da dire che poi regolarmente si trovano le maniere per inserire quei requisiti che renderanno il sistema migliore dal punto di vista di gestione. Grazie ancora Alessandro. Grazie a te Prisca. Grazie Prisca per questo intervento di taglio introspettivo, no? Possiamo dire. Attenzione, perché stai manifestando sintomi pericolosi di un bipolarismo archivistico, no? Tra picchi di entusiasmo che ci accomuna a tutti quanti. No, prendo spunto anche da quello che dicevi, no? Che appunto le tue maestre ti hanno educato ad aspettare la perfezione, giustamente, anche dai sistemi. Mi fa l'idea che questo sia uno dei punti cruciali, no? Cioè il, come dire, lo scarto che c'è tra la teoria, i valori, la deontologia, le aspirazioni e la dura realtà. Io credo che questo è il prezzo da pagare alto in termini di ansia, no? anche di qualche preoccupazione conservativa, gestionale. E forse l'hai detto tu, l'unica soluzione è una ragionevole mediazione, no? Il concetto un po' popolare del meglio che è il nemico del bene, insomma. Però questo è come dire, un altro spunto che mi sembra sia in linea con quello che diciamo che sta venendo fuori questo pomeriggio nell'insieme. Mi sembra che sia evidente che siamo in cerca di un equilibrio, no? Intanto di un equilibrio tra una dimensione, chiamiamola così genericamente internazionale, poi andrebbe naturalmente molto meglio definita e contestualizzata, e un certo parossismo localistico per cui noi siamo sempre stati abituati a pensare, e io continuo per certi versi a pensare, l'archivio come qualcosa di incatenato, no, ad una realtà, una situazione. Invece stiamo sentendo, stiamo imparando, non certo da stasera, insomma, che le cose possono essere un po' diverse. Questo secondo me significa molto anche nella prospettiva, qui mi calo nella prospettiva italiana, significa che noi abbiamo ancora, che tutto quello che sappiamo o crediamo di sapere è molto, ma dobbiamo avere l'intelligenza di metterlo alla prova di nuovo. Questo è un discorso che facciamo da qualche tempo, però io credo che occasioni come quella di oggi ci dimostrino invece che forse sotto certi punti di vista il dibattito è appena iniziato, no? Anche se certe realtà sono ormai lì in tutta la loro solidità. Inter pares appunto è iniziato nel 1998, quindi non stiamo parlando di processi, come dire, futuribili. C'è tutta, l'ho detto aprendo, una concretezza. Mi sembra che forse anche gli spunti, no, che colgo dai vostri punti di vista, dai vostri osservatori, consigliano un'ulteriore riflessione, anche proprio metodologica, ma insomma sarebbe un discorso molto lungo, e invece non voglio togliere spazio a questo punto a Maria Amata Caravaca, che a cui cedo volentieri la parola e ci mettiamo in ascolto. Ok, buonasera. Io ho fatto tre riflessioni, diciamo ci sono stati tre aspetti che mi sono interessati durante la lettura del libro. Infatti era da tempo che non leggevo un testo che trattasse sulla disciplina diplomatistica, da che ho fatto la scuola di specializzazione, no? E mi ha fatto piacere riscoprire la diplomatica come un'analisi critico di un documento, cioè che serve per decodificare e interpretare il perché di determinati formalismi e di certe forme scritte che vanno oltre a quello che c'è, che è il contenuto del documento. Cioè capire la provenienza, i contesti di produzione, le funzioni del documento e tutto per verificare la genuinità o vericità del documento. E questo mi ha fatto paragonare questa
cioè la diplomatistica come analisi critico, l'ho paragonato come quando si fa una lettura critica di un'opera d'arte o di un'opera letteraria, no? Alla fine è la stessa cosa, no? Quando un esperto fa questa lettura critica, ti fa capire qual era quello che l'autore dell'opera voleva comunicare, voleva trasmettere, e in base al contesto storico, in base ai materiali che utilizzava, ai formalismi, ai colori in un'opera d'arte. Perciò questo aspetto di analisi critico mi è piaciuto molto, no? E ho trovato questo parallelismo con queste letture critiche in altri settori, in altre discipline. Poi mi ha interessato la parte che dedica all'integrazione tra diplomatica e archivistica, e come la metodologia diplomatistica è stata applicata all'analisi dei documenti digitali e della loro autenticità. Questo che si chiama Archival Diplomatics e che è stata elaborata dal progetto Interpares, e qui c'è Luciana, che è stata la direttrice di questo progetto. E finalmente tutta la parte dedicata alle forme giuridiche e le forme documentarie, soprattutto le forme documentarie, perché un po', come ha detto Luciana prima, quando ho cominciato a studiare archivistica, quello che io ho notato è che tutta la letteratura archivistica e diplomatica parlava del documento come atto giuridico, e cioè tenendo sempre presente il documento prodotto da un'amministrazione pubblica in seguito a ordinamenti giuridici nazionali. E come queste forme documentarie, come le forme documentarie fanno riferimento o derivano da questi sistemi di diritto, ma esistono contesti diversi. Per esempio io lavoro, come diceva Prisca, che anche lei ha lavorato in organismi internazionali, io lavoro in una realtà dove non c'è un ordinamento giuridico forte né altamente strutturato o elaborato come un sistema di diritto nazionale. Cioè nel mio caso è un organismo intergovernativo, perciò è composto da tanti stati membri, ogni stato membro ha il suo ordinamento giuridico. Ma questi ordinamenti giuridici non possono prevalere all'interno dell'ICROM. Praticamente, cioè l'ICROM è dove lavoro. Perciò noi seguiamo degli standard internazionali, ma soprattutto elaboriamo i nostri regolamenti. In base a queste regole interne si disegnano i tipi formali documentali. Cioè un processo di autoregolazione che si impone per prassi o per procedimenti interni. Infatti tu nel libro parli di queste forme documentarie che si trascrivono attraverso modelli, formulari. Lari. Infatti questo, esattamente, questo è il nostro, questo è quello che, su cui noi lavoriamo, perché non abbiamo un ordinamento giuridico che ci obblighi o che ci faccia o da cui derivano queste forme documentali. Neanche ci sono queste interpretazioni dottrinarie o giurisprudenziali, no? Sui sistemi di diritti e la formazione dei documenti. E infatti io pensavo che in questi casi, in questi organismi, la funzione giuridica viene un po' a meno e sopravvengono altre funzioni come quella di controllo o quella probatoria, eccetera. E, come dicevo, siccome tu lo tratti nel libro, questo mi ha sembrato interessante perché ho trovato il parallelismo sul posto dove io lavoro. E queste sono le mie considerazioni. Grazie mille, Maria. Prego. Allora, grazie Maria per le tue considerazioni. Di nuovo, no, un problema del rapporto tra dimensioni giuridiche, come dicevamo all'inizio, prassi
e ricadute anche procedurali e operative. Allora, io ho una proposta per voi, visto che ancora abbiamo del tempo. Federico, perdonami, volevo fare un commento sulle osservazioni di... Scusami Ale, un attimo solo, Ale, che ti do la parola, infatti. Okay. La mia proposta era questa. Diamo la parola ad Ale, che scalpita, e quindi... naturalmente, e poi mi riserverei una domandina facile per le nostre tre discussant, la risposta in un minuto, anche un minuto e mezzo, eppure due, perché è una domandina però facile, ma ve la faccio, vi faccio friggere un po', mi immagino, insomma, e diamo subito la parola ad Ale e poi vi faccio la mia domandina. No, scusami Federico, che non avevo inteso, perché mi premeva fare un commento alle osservazioni sia di Prisca che di Maria. Allora, rispetto al primo commento che faceva Prisca, credo che uno degli aspetti del digitale che spesso sottovalutiamo, perché noi vediamo tendenzialmente solo gli effetti positivi, è appunto che l'adozione del digitale ci impone un fortissimo obbligo di esplicitazione, di requisiti, condizioni, che nello scenario analogico rimanevano in gran parte impliciti. Io questo ho provato a sottolinearlo in più punti. E in particolare rispetto ai sistemi di gestione documentale, quindi al ruolo e all'attività dei records manager, credo che il loro peso e la loro responsabilità sia aumentata nel passaggio dall'analogico al digitale, perché si devono far carico anche di questo lavoro di esplicitazione e di progettazione. Per cui a me sembra, quantomeno guardando la realtà che conosco, che è la realtà italiana, in questo passaggio dall'analogico al digitale, in realtà i sistemi di gestione documentale sono ancor più in difficoltà di quanto lo fossero in passato. E questo è ancor più vero se consideriamo che, ad esempio, rispetto alla situazione di Prisca, dove non c'è, come dire, un ordinamento giuridico, perché si tratta di un'organizzazione internazionale, noi abbiamo delle norme che dettagliano la gestione documentale, che dettagliano i ruoli del records manager e le competenze. Ma di fatto si tratta di una normativa che tendenzialmente non viene rispettata. Io da quando lavoro al Ministero, ma anche prima, ho sempre avuto l'impressione che coloro che si occupano dei sistemi di gestione documentale non fanno altro che rincorrere gli sviluppi dell'organizzazione. La complessità dell'organizzazione che aumenta, ma diciamo il sistema di gestione documentale rimane inesorabilmente indietro. Quindi anch'io naturalmente passo da momenti di euforia, di ingenua euforia, a momenti di eccessivo pessimismo. Però cerco di, come dire, di trovare un equilibrio, pensando anche probabilmente al fatto che, quantomeno in Italia, perché poi forse in Nord America, come dire, le cose sono diverse, anche perché lì c'è una maggiore esperienza accumulata, diciamo, sull'uso del digitale. Io penso che forse, come dire, se noi guardiamo alla storia degli archivi, ci sono stati momenti di transizione anche molto lunga e momenti di assestamento archivistico molto lungo. Quindi noi probabilmente siamo nel pieno di una transizione che è anche archivistica, e quindi abbiamo la necessità di individuare con precisione il modello e di lasciare anche il tempo che questo modello si sedimenti e si possa poi imporre all'interno delle organizzazioni. Rispetto invece ai commenti che faceva Maria, mi ritrovo molto, come dire, nell'aspetto critico che lei ha sottolineato, perché credo che, diciamo, proprio l'apporto che la diplomatica può dare all'archivistica,
un po' sull'esempio di quanto è stato già fatto con Inter Pares, sia quello appunto di apportare una visione critica sulla documentazione. Prima si parlava del problema delle firme, adesso spero che insomma il mio libro non sia ricordato per essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha, come dire, convinto sia Luciana che Prisca a non rientrare in Italia. Spero che insomma ci siano altri motivi. Però, come dire, l'ossessione che noi abbiamo per un ricorso, secondo me, eccessivo ad alcuni strumenti che appesantiscono il documento digitale, proprio lo appesantiscono dal punto di vista della sua sostenibilità lungo il ciclo di vita, siano dovute al fatto che abbiamo in qualche modo smarrito, confuso strutture e funzioni. E la diplomatica ci permette, come dire, di ritrovare un punto di equilibrio e di capire quando quei ritrovati tecnologici, firme, marche e quant'altro, siano o meno funzionali rispetto agli scopi che con il documento ci siamo prefissi. L'ultima cosa che volevo accennare, questa considerazione che faceva Maria sulle le forme giuridiche e le forme documentarie, io un po' guardando sempre al contesto italiano, al contesto di giuridico e di cultura giuridica in senso ampio, in realtà gli elementi che modellano il documento sono più di uno. Ci sono naturalmente le forme documentarie, ma sopra di esse ci sono anche le forme giuridiche, perché il diritto è un potente strumento di modellazione. Questo equilibrio tra questi due strati è diverso, secondo me, nei vari contesti giuridici. Nel libro forse lo accenno, ad esempio in Gran Bretagna questa parte di modellazione del diritto è un pochino meno invasiva, ma è invece molto più preponderante la parte delle forme documentarie, tanto è vero che in Gran Bretagna usano ancora dei formulari che sono uno strumento che per noi è assolutamente, assolutamente sconosciuto. Quindi, come dire, i processi di modellazione, secondo me, sono a più strati e quindi hanno anche una logica interna di funzionamento che è probabilmente più complessa rispetto a quella che abbiamo nella percezione media. Quindi sarebbe anche interessante poter vedere come questi strati di modellazione si comportano nelle diverse culture giuridiche. Bene, Alessandro. Allora direi, forse abbiamo il tempo prima della domanda che vi ho promesso, se in ordine di apparizione forse qualche ulteriore considerazione anche sulle precisazioni di Alessandro a partire da Luciana. Abbiamo una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo, ma insomma ottimizziamoli. Farei, se ci sono osservazioni da parte vostra, e poi io la mia domandina la voglio fare, ormai me la sono messa in testa. Sono d'accordo con i commenti che ha fatto Alessandro. Non sono d'accordo sul fatto che non ci sia nei sistemi passati la stessa stratificazione di regole che c'è col sistema digitale e che adesso ci vengono addosso tutte insieme. Cioè ogni 6 mesi cambia tutto e ci aggiungono altre cose, ma se uno guarda anche una cosa semplice come i documenti di Docket, quelli che hanno sul dorso devono avere tutte le informazioni sul dorso e poi dove è piegato, no? Come sul dorso di un libro, e poi dopo devono avere di lato tutti gli elementi estrinseci richiesti, cioè sono più dei metadati che richiediamo noi. Quindi voglio dire, ogni civiltà ha avuto la propria stratificazione, il fatto che erano molto più lente. Quello che il digitale ci ha dato è questa velocità enorme per cui non si riesce. Infatti, a un certo punto, Alessandro dice nel libro, è più facile nei sistemi anglosassoni perché il diritto comune si basa sulla pratica, sul precedente, mentre nei sistemi col codice civile dobbiamo ricavare un principio da tutte le realtà che abbiamo osservato. Ma io direi che anche nei sistemi anglosassoni c'è lo stesso problema, perché il precedente deve andare in tribunale e ci deve essere una causa che
deve essere risolto e ci deve essere una decisione. Sulla base di quella decisione, poi dopo cambiano le regole e non è veloce abbastanza. Non sono in grado nei tribunali di prendere decisioni non solo sull'autenticità, ma sul peso, sul valore del peso di un documento rispetto a un altro, sulla integrità dei sistemi in cui si trova. Non c'è, e quindi quello che stanno facendo di fatto, e questo è il motivo per cui mi hanno chiesto di scrivere il capitolo sul libro per gli avvocati, un capitolo di diplomatica, di 90 pagine sull'autenticazione diplomatica, perché vogliono il principio, vogliono il concetto, perché non c'è precedente, il precedente non arriva in fretta abbastanza. Quindi quello che abbiamo sono i tempi ristretti, non credo che ci siano più requisiti. Si pensa al Registratur in Germania, che è estremamente rigido, ma è rimasto lo stesso per 100 anni. Cioè, non, ecco, questo è ciò che ho da dire. Bene, passiamo allora alla parola a Prisca, rapidamente, poi a Maria Marta. Sì, devo dire, non mi sento di dover aggiungere molto a quello che ha già spiegato Luciana. Ritornando appunto sulla mia esperienza personale, indubbiamente secondo me il grosso problema e la grossa difficoltà sono i tempi ristretti, sì, indubbiamente, ma anche la necessità di far comprendere ad altre discipline che questi requisiti, questi metadata ci sono sempre stati, ma ora devono essere esplicitati e devono essere in qualche modo, come dire, trattenuti, conservati con determinate modalità. E come dicevo appunto nella parte terminale del mio intervento, il problema è che spesso le organizzazioni non sono interessate ad ascoltare questo. Non in tutte le organizzazioni internazionali nelle quali ho lavorato ho visto questo tipo di difficoltà, perché alcune di loro sono al contrario molto, hanno una fortissima impalcatura di regole, come diceva Maria, che si sono autoregolate, ma che comunque sono funzionali alla conservazione e alla creazione corretta dei documenti. Ma molte altre questa impalcatura forte e importante non ce l'hanno e vanno un po' come stiamo andando noi oggi, a braccio, il che non è necessariamente una buona cosa, perché in un intervento di questo tipo e con personaggi del calibro vostro andare a braccio è anche un piacere, ma in un sistema informativo l'informatico che deve in qualche modo fare lo sviluppo del sistema deve invece essere informato e comprendere esattamente quali sono i requisiti che devono essere integrati. E qui mi fermo, mi taccio. Maria? Sì, beh, se parlo anche di esperienza, mi sentite? Sì. Ah, perché c'è un ritorno. Se parlo di esperienza personale, io... cioè io cioè all'interno del progetto Interpares ho sviluppato un progetto per il disegno e l'implementazione di un sistema di gestione documentale all'ICRON dove lavoro. Il disegno è stato relativamente agevole, diciamo, perché applicando tutto quello che i principi archivistici e quelli che sono gli strumenti archivistici, quello è ben chiaro, cioè è ben stabilito, è facile da, come si può dire, disegnare. Il problema è quasi sempre l'implementazione, per diversi motivi. Per un fatto culturale dell'organizzazione, che ci sono azioni o l'uso di strumenti nuovi che non sono mai stati usati prima, perciò introdurli può essere un po' complicato se non hai il supporto dalla direzione, per esempio. E c'è anche un quello che io sento adesso è una mancanza di riconoscimento della funzione dell'archivista. Cioè, il problema è che le amministrazioni o gli uffici amministrativi, i capi cambiano, se voglio dire. Possono cambiare anche spesso. Perciò ogni volta che arriva nuovo staff che vengono forse delle realtà in cui
non sanno qual è la funzione di un archivista, non hanno idea, non sanno a che serve. E cioè, tu devi, e anche se spieghi le ragioni, i motivi di le necessità di implementare questi sistemi di gestione documentali, quello che loro percepiscono è quanto tempo impiega lo staff in, per esempio, fare un protocollo, o quanto tempo impiega lo staff in fascicolare, cioè è più, non so come dire, loro pensano più alla produttività, all'economicità, che poi a una conservazione a lungo termine o avere un archivio organizzato. Cioè, io le mie difficoltà sono confrontarmi e il fatto di dover sempre giustificare, spiegare, e che comunque non è facile di trasmettere, questi concetti. Perciò i concetti ci sono, ma l'implementazione non è sempre facile. Questa è la mia esperienza. Bene, si aprirebbero dagli spunti, gli spunti degli spunti, ma naturalmente il tempo stringe. Allora, al netto di Alessandro che non è chiamato a rispondere, io invece chiedo in un minuto, davvero perché siamo in chiusura, consentitemi una piccola provocazione. Abbiamo parlato abbastanza di diplomatica, di documenti digitali, di sistemi. Ecco, in un minuto, secondo voi, che cos'è l'archivistica che esce dalle nostre considerazioni, l'archivistica che si affaccia a queste tematiche, come la definireste? Luciana, prima tu, in ordine. Non sono sicura che ho capito la domanda, la definizione dell'archivistica? Cioè, che cosa fa l'archivistica come noi la conosciamo bene e come poi voi l'avete declinata L'archivistica, altrettanto come bene? noi la insegniamo, è una scienza che serve a controllare la creazione, la gestione, l'uso e la conservazione di tutti i tipi di documenti. La cosa interessante che ho sentito velocemente, ho avuto un ospite nella mia classe la scorsa settimana del governo del British Columbia, Susan Hart, che ci ha spiegato come nel governo del British Columbia tutti i laureati in archivistica lavorano con i documenti correnti. Nell'archivio storico ci sono gli storici, che questa è una cosa tremenda, ma la prima parte mi è molto piaciuta. Beh, comunque la mia domanda secondo me non è così innocente e la tua definizione non è così scontata di controllo di tutti i documenti. Andiamo avanti, va. Io adesso faccio il vero professore, mi consentirete. Solo questioni di tempo, perdonatemi. Prisca. Allora, interessante la tua domanda perché noi attualmente stiamo implementando un nuovo sistema di gestione documentale e quindi io ti rilancio nella domanda e ti do la mia esperienza con i workshop che stiamo facendo con tutto quanto il personale del Fondo Monetario Internazionale, perché con l'occasione del nuovo sistema informatico stiamo rifacendo tutti quanti i piani di classificazione e stiamo rivedendo, c'è un terribile ritorno anche stavolta, e Dai, dai. sto rivedendo le retention schedule, i massimali di scarto in italiano? Retention schedule, perfetto, che ogni tanto mi perdo qualche termine italiano. E la cosa interessante è che quando abbiamo iniziato questo progetto, molti colleghi, prevalentemente informatici e enterprise analyst che stanno lavorando con noi, ci hanno cortesemente detto che gli utenti detestano avere i fascicoli e che ritengono l'operazione di fascicolazione e di conservazione del documento nel contesto di produzione una cosa assolutamente medievale, arcaica e inutile. La cosa interessante è che invece quando facciamo i nostri workshop e qualche buontempone dice: ma se volete rileviamo tutti i fascicoli, cosa tra l'altro non possibile perché il sistema che abbiamo scelto è un sistema che si basa su fascicoli e metadati, quindi comunque il fascicolo noi lo possiamo levare anche volendo perché il sistema ha bisogno di un contenitore.
Ma comunque la cosa bella è che i nostri utenti ci dicono: no, ma non ci potete levare i fascicoli, perché noi abbiamo bisogno di capire l'attività nel suo contesto di produzione. E quindi lì i records manager e gli archivisti in sala ovviamente stanno zitti, perché dicono: beh, se ve l'ha detto l'utente finale, bisognerà ovviamente farlo. Quindi che cos'è per me l'archivistica? L'archivistica è la gestione documentale, è lo strumento che serve oggi più che ieri forse alle organizzazioni, alle amministrazioni, per essere efficienti ed efficaci nelle loro operazioni. Mi sono stufata di sentire parlare delle discipline di moda, l'information management, il knowledge management. Il records management è alla base della possibilità o meno di un'organizzazione di essere efficace ed efficiente nelle proprie decisioni e di poter essere accountable per le stesse. L'archivio viene dopo, ma se non c'è un buon records management, l'archivio non arriva proprio. Vedi che la domanda meno innocente, Maria. Sì, infatti nell'archivistica è importante considerare il ciclo di vita del documento. Il documento, cioè quello che è archivio corrente di deposito storico, l'archivistica deve gestire tutto, i tre, come si dice? Cicli, diciamo. Le tre tappe di vita, e organizzare la documentazione, gestirla dall'inizio, perché quando io ho cominciato a lavorare, dove sto lavorando adesso a Licro, io mi sono occupata dell'archivio storico soltanto, non si sapeva, cioè nell'istituzione non si sapeva che era la gestione documentale, ma io mi trovavo molli di documenti senza nessun tipo di organizzazione o classificazione che mi arrivava in archivio. Perdevo tantissimo tempo a riordinare tutta questa documentazione, perciò a quel punto ho iniziato a disegnare, a implementare un sistema di gestione documentale, perché se no è impossibile gestire un archivio storico se non parti dall'inizio, se non lo progetti, se non usi un piano di classificazione. Cioè, la struttura dell'archivio storico a Licro non aveva una struttura funzionale, perché non era esistito precedentemente un piano di classificazione. E la struttura era o per ufficio, o per persona che produceva il documento, o per programma. Era tutto, come si può dire, un po' informale, no? L'archivistica serve per dare una organizzazione ordinata, diciamo, alla produzione documentale. Il professor Sandri nel 50 ha detto nel suo discorso all'International Council of Archives che l'archivio storico si difende nell'ufficio di produzione. Esattamente. È peccato che poi questa affermazione sul campo si sia rivelata un po' teorica, insomma, no? Però io concordo assolutamente, non vi ho fatto questa domanda a caso. Allora, abbiamo citato Sandri, citiamo anche Valenti, c'è bisogno di parlare ancora di archivistica a quanto pare. Io concludendo molto molto rapidamente, direi, mi riferisco molto al contesto italiano, ma non solo, che magari come comunità, quando inizieremo anche ad appassionarci nel senso pieno di questi temi, a trovare magari romantico un pacchetto di versamento come troviamo davanti a certe emergenze documentali, certe filze, forse avremo fatto un altro passo avanti. È chiaro che le due dimensioni si tengono in equilibrio, che questo pomeriggio avevamo un target di un certo tipo, non voglio naturalmente in nessun modo minimizzare nessuna delle dimensioni della nostra disciplina. Che dire, vi ringrazio moltissimo per questo dibattito amabile ma serrato. Naturalmente Prisca, Luciana, se tornate in Italia almeno vediamoci, tornate almeno come turiste, torniamo come turiste, saremo ad accogliervi in aeroporto con una copia del libro di Alessandro. Devo offrire un pranzo, mi sono impegnato a offrire un pranzo, bel quindi. Libro però il primo capitolo e l'ultimo li tradurremo. Grazie a tutti, grazie a tutti quanti, e arrivederci al prossimo appuntamento. Di nuovo un saluto a tutti. Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie.